formazione e missione, è stato il tema che abbiamo affrontato oggi. La formazione e missione devono essere collegate, devono fondersi, perché formiamo i seminaristi alla missione. Innanzitutto penso che il ruolo dei formatori è importante, perché loro sono il ponte tra il missionario e la missione. Se questo ponte funziona, se questo ponte è forte, allora riusciamo a raggiungere il nostro obiettivo, a far sì che i nostri ragazzi possano capire a che cosa vanno incontro. Quali sono le difficoltà della formazione oggi? La prima è la cultura. Una cultura che porta i nostri ragazzi di oggi a non avere grandi ideali e quindi a non voler affrontare la missione anche in situazioni difficili di povertà, di guerra, lontani da casa loro. E quindi la caduta delle ideologie grandi ha significato anche la caduta della idea forte della missione. Quindi i ragazzi vanno aiutati a decifrare la cultura dove vivono, i valori forti che ci sono, e quindi in qualche modo a entrarci e a aiutare a infiltrare il Vangelo, a evangelizzare il mondo postmoderno. È importante che i ragazzi capiscano la cultura in un modo critico e anche viverlo. Il secondo punto della missione di oggi è la fragilità. Famiglie difficili, frammentate, storie anche ferite, e questi fanno sì che i nostri ragazzi, se la fragilità non è affrontata in un modo solido e forte, questi problemi si trascinano anche nella missione. Una persona ferita, se non è aiutata a elaborare la sua ferita, può solo ferire gli altri, però può diventare una risorsa. Io credo che i giovani di oggi, i nostri seminaristi, possano diventare i missionari grandi, evangelizzatori di oggi, forti, perché capiscono, se riescono a capire la cultura, se riescono a elaborare la loro fragilità, possono diventare veramente dei missionari importanti e quindi essere aiutati a decifrare la cultura, essere aiutati ad affrontare le loro ferite. Un altro aspetto importante della nostra formazione è la dimensione umana del seminarista, l'umanità del prete. Quando le persone vengono, cercano un prete, una persona equilibrata, una persona aperta, un uomo di Dio. E quindi bisogna lavorare molto quindi sul carattere, sull'umanità del missionario, perché possa essere anche umanamente attrattiva. E quindi questo è un altro aspetto importante. Concludo dicendo: vino nuovo in oltri nuovi. Non si può continuare a formare la gente, i nostri seminaristi, come si faceva una volta. Vanno formati rispettando la loro cultura e la cultura attuale adesso, rispettando la missione che andranno ad affrontare. E quindi vino nuovo, oltre nuovi. Grazie.